Benvenuti, buongiorno, pace del Signore, benvenuti a questo nuovo giorno, questa nuova settimana, la presenza del Signore. Buongiorno Marianna. Il primo giorno di oggi insieme, inizio settimana, un buongiorno anche a voi e anche stamattina, fratello Michele, vogliamo subito pregare e chiedere a Dio che ci benedica in questo nuovo giorno, che ci dia discernimento, saggezza, che sia una settimana ricca di benedizioni e di decisioni giuste. Amen. Quindi anche oggi vogliamo accostarci alla presenza di Dio insieme a voi, vi ringraziamo per come siete già connessi, per i vostri messaggi che sono arrivati numerosi questo weekend. Dio continua a benedirci. Benissimo, ci sono arrivati veramente tantissimi messaggi. Ringraziamo il Signore perché ci sentiamo un'unica famiglia, sentiamo proprio la vicinanza e empatizziamo con le richieste che ci arrivano e vi ringraziamo per i feedback che ci avete inviato. Il Signore sta intervenendo, è intervenuto in alcune situazioni per le quali abbiamo pregato e ha suscitato dei cuori in virtù, sorella Marianna, di quello che ci dà da dire, da comunicarvi, da condividervi al mattino, così in un modo libero, guidato dallo Spirito Santo. Prima di iniziare e di continuare con questa diretta, vogliamo appunto ringraziare il Signore. Sì. Padre, ti ringraziamo per questo giorno, per questa settimana. Padre, ti chiediamo di stare vicino alle nostre vite, ognuno di noi in questo momento davanti a te, Signore, solleva, allieva le doglie del lutto. Signore, stai vicino a chi sta soffrendo in questo momento per problemi fisici, per la malattia. Signore, aiuta i carcerati che si stanno rivolgendo a te in questo momento e stai vicino, Padre, a tutti quanti quelli che ti invocano, così in fedeltà alla tua parola, Signore, tu li soccorrerai e questa è la nostra certezza. Questa settimana davanti a te, Padre, noi ti ringraziamo per quanto ci stai concedendo in questo tempo. Questo tempo è diventato importante per te e ci concede ancora un nuovo giorno affinché consacriamo tutta l'intera nostra vita a te. Grazie per quello che farai e guida ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio, vogliamo subito iniziare con la lettura del nostro... Intanto vorrei dire che c'è lì in sovraimpressione il numero di telefono al quale potete scrivere via WhatsApp le vostre richieste di preghiera o farci sapere i feedback, se il Signore vi ha risposto ad una preghiera che abbiamo già rivolto. Oppure se ci stai seguendo dai social puoi scrivere direttamente il commento. Nelle chat, di YouTube e Facebook. Quando parliamo di social, cari amici che ci seguite dalla TV, da casa, dovete sapere che contemporaneamente, mentre stiamo trasmettendo in televisione, stiamo anche trasmettendo su due famosi social che sono Facebook e YouTube. YouTube non è tanto un social, è un canale di trasmissione live, e quindi in questo momento c'è anche un'altra popolazione di persone che ci sta seguendo sul mondo social. Che ci scrive e che noi ringraziamo. E che hanno tanto possibilità di scriverci direttamente, cosa che chi è da casa in questo momento ci sta seguendo probabilmente è costretto a scriverci sul WhatsApp. Quindi siamo molteplici. È uguale. Arrivano a noi tutti i messaggi in qualsiasi modo, quindi possiamo proseguire direttamente col versetto di oggi. Allora, il calendario oggi ci propone un verso scritto in Marco, capitolo 5, verso 19. Dice così: e Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua e dei tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te. Alleluia, gloria al nome del Signore. Sono dei versi dove leggiamo con meraviglia che Gesù non glielo permise. Cioè, sembra veramente strano che Gesù non permetta a un uomo, a una donna, di seguirlo. Ma fratello Michele, ci vuoi un po' spiegare, perché tu sei bravo a spiegare un po' il contesto? Grazie. Il contesto nel quale abbiamo letto questo versetto è stato quello in cui Gesù con i suoi discepoli arrivano su questa riva, l'altra riva di questo mare, scendono e si trovano davanti un indemoniato, il quale in questo luogo desolato si manifestava e dava fastidio. Il Signore lo libera, pensate, non solo da un demone, ma da una legione di demoni, quindi c'è proprio una manifestazione straordinaria della potenza di Dio, perché sappiate che qualunque sia la difficoltà che stai vivendo, qualunque sia la catena a cui tu sei legato, qualunque sia il numero di
possessioni o di demoni che in questo momento forse stanno attanagliando la tua vita, Gesù è potente e onnipotente nel nome suo a liberarti da ogni catena, da ogni demone. Questo fece con questo ragazzo, il quale ebbe immediatamente le sembianze, riprese immediatamente le sembianze di un uomo normale, perché il peccato, il nemico, il diavolo con le sue possessioni cambia anche il viso, cambia anche l'aspetto fisico, e questo è quello che accadde. Gesù arrivò, lo liberò. Poi i demoni, insomma, dissero che erano una legione, chiesero a Gesù, paradossalmente un verso in cui vediamo proprio che i demoni comunicano con Gesù e gli chiedono di restare in quella zona geografica, e Gesù poi provvede accetta una loro richiesta in dei porci. Poi successe questo, che quest'uomo ristabilito, questo è capace di fare Gesù, ristabilito lo riporta in assetto di uomo normale, semplice, come se fosse stato un uomo pieno di senno, sano di mente. Perché esatto. Il nemico addirittura... Sì, aveva fuorviato la sua mente, tanto che i compaesani lo tenevano lontano perché faceva cose assurde, era molto violento. Sai che cosa mi colpisce, fratello Michele, di questo racconto? Che Satana lega gli uomini e lo fa in un modo veramente pesante, atroce, no? Quest'uomo non riusciva a controllarsi, era fuori di sé, perché se la Bibbia parla di sano di mente vuol dire che era veramente un folle, era un pazzo. E pensavo che anziché quei compaesani, magari anche la famiglia, perché quest'uomo aveva una famiglia, altrimenti Gesù non avrebbe detto vai dalla tua famiglia e racconta, no? Vai dai tuoi racconta. Come a una prigione aggiungono altre prigioni. Infatti c'è scritto che lo incatenavano, che lo tenevano incatenato e lui spezzava le catene. Sì. Come gli uomini a volte che fanno, invece di aiutarci, aggravano le condizioni di chi ha già bisogno. Mentre quando arriva Gesù, libera quest'uomo, e il Signore che fa? Gli dice di no a quest'uomo affinché lui diventi egli stesso uno che spezza le catene a casa sua. Alleluia. Quindi non è stato aiutato, ma allo stesso tempo il Signore fa, lo abilita per aiutare gli altri. Quest'uomo, forse il suo primo sentimento umano sarà stato: mi hanno rifiutato, non mi hanno voluto, non mi hanno amato, io ora vado via con Gesù, l'unico che mi ama. Ma il Signore gli dà una grande lezione, dice no, tu devi restare qui, devi tornare a casa tua, nel tuo parentato, in mezzo ai cittadini del tuo paese, e devi raccontare le cose grandi che Dio fa. Quindi il Signore trasforma, vedete com'è potente la mano di Dio, che non solo ha liberato quest'uomo da questi demoni, non solo l'ha ristabilito mentalmente, ma lui insegna quest'uomo ad amare. Il primo insegnamento che gli ha dato a quest'uomo è ad amare, perché per portare Cristo alle anime, per portare una parola di liberazione proprio per gli altri, bisogna amare, fratello Michele. Se noi non amiamo le anime, non riusciamo a parlare dell'amore di Cristo. Se noi non amiamo le anime, non riusciamo a camminare in quei luoghi dove ci hanno rigettato, dove prima quell'uomo è stato rifiutato, maltrattato, allontanato come benedetto. Ora quest'uomo invece è chiamato ad amare proprio quelli che l'hanno odiato. Proprio che così, grande lezione da proprio così, proprio così. Anche perché nella strategia di Gesù, spieghiamo molto brevemente perché ci sono state queste parole. In pratica, immaginate una città, fuori dalla città, in luogo deserto, quest'uomo, avviene questo miracolo, e poi in questa location, fuori dalla città, quest'uomo chiede a Gesù di seguirlo, quindi di andare via con lui. Ma Gesù dice no, non venire con me, vai nella tua città, quindi torna dentro le mura. Spesso noi siamo chiamati a vivere, a calcare dei luoghi geografici proprio con lo scopo di testimoniare quello che non siamo più e quello che siamo diventati in Cristo. Andare via con Gesù in quel momento per l'indemoniato sarebbe stato proprio il tappeto rosso ai dubbiosi, i quali potevano dire sì, vabbè, ma se n'è andato, chissà se è vera, se è stata vera questa liberazione. Invece Gesù ha voluto ribadire, conoscendo i sentimenti di quella popolazione, ha voluto ribadire: ho fatto un miracolo nella vostra città
e ora ve lo spedisco affinché voi abbiate per tutti gli anni che ho deciso per la sua vita, abbiate dinanzi il miracolo che io ho fatto nella sua vita ed è quindi un miracolo evidente con i vostri occhi. Spesso noi sottovalutiamo il fatto che la fede probabilmente comincia a crescere in noi, ma non in chi ci circonda. Vero. E quindi noi abbiamo l'obbligo probabilmente di alimentare la nostra fede, ma siamo in un mondo senza fede. E quindi siamo chiamati con la nostra vita ad accendere quella scintilla di fede che poi farà crescere lo Spirito Santo direttamente. Ma noi abbiamo un ruolo importante. Se Dio ti sta mandando, ti sta ricongiungendo con i familiari, come diceva la sorella Marianna, che ti hanno probabilmente sempre denigrato, sempre messo da parte proprio in virtù del fatto che eri una persona insopportabile, ma oggi il Signore ti ha cambiato, ti ha trasformato, ti ha trasformata, questa parola arriva a te. In quelle persone, a quelle persone senza fede, Alleluia, devi arrivare tu con la tua testimonianza per accendere la scintilla e dire: io sono cambiata, io sono cambiato, non sono più quello, Gloria, che tu conoscevi e sono qui per avvisartelo perché Dio mi manda. Poi fai quello che vuoi, il tuo ruolo finisce lì perché lo Spirito Santo sarà a prendere quella testimonianza e a cambiarla nei loro cuori accendendo la fede. E questa è anche testimonianza che non tutte le chiamate sono uguali tra loro. Sì. Il Signore ad alcuni ha detto: lascia ogni cosa e seguimi, invece a quest'uomo dice: no, rimani. Sì. Quindi le chiamate sono diverse, a differenza di come siamo fatti, dove stiamo, qual è il nostro mandato. Sapete, molte volte io ho pensato per tanti anni che i missionari fossero solo quelli che preparano le loro valigie, a volte nemmeno le preparano e vanno via chissà dall'altro lato del mondo. Invece tante volte la nostra terra di missione è proprio il luogo dove siamo nati geograficamente parlando, e il Signore ha deciso che noi dobbiamo svolgere lì una missione, perché missione non vuol dire distanze chilometriche, missione vuol dire compiere una missione, compiere un compito che Dio ci ha affidati. Quindi probabilmente il Signore stamattina sta rispondendo a qualcuno in particolare che forse sta chiedendo da troppo tempo: Signore, mettimi a tuo servizio e chissà, mandami dove vuoi tu. Forse questa è la preghiera che stai facendo, ma il Signore stamattina ti vuole dire: no, tu devi restare lì dove ti ho messo, anche se non ti senti accettato, anche se forse il luogo dove sei è ostile, perché non c'è nessuno che ti dà una parola di incoraggiamento, anzi forse qualcuno ti rema contro, ti dicono sempre delle brutte parole, parole scoraggianti, ma sappi che lo Spirito Santo stamattina ti sta rinforzando le tue braccia, perché vuole che tu operi proprio in quella terra dove tu stai, dove il Signore ha stabilito che devi operare per la sua gloria. Amen. Non ti scoraggiare. Alleluia. Perché l'opera che il Signore farà attraverso di te sarà meravigliosa. Amen. E tutti lo vedranno, proprio come quest'uomo che è stato liberato, tutti hanno potuto vedere, hanno potuto constatare, Alleluia, che quest'uomo era liberato e sano di mente. E non c'è cosa più bella di vedere un figlio di Dio che si manifesta proprio lì dove il Signore ha stabilito che sia, nella, Amen, sua famiglia, sul, Amen, suo luogo di lavoro. Ed è veramente... Io sono convinto che questo uomo liberato da Gesù avesse paura degli abitanti. Perché sono convinto di questo? Perché in un altro passo della Bibbia, vediamo, in un altro passo dei Vangeli, vediamo nello stesso paragrafo, nello stesso versetto, nello stesso pezzo, nello stesso racconto, vediamo che Gesù dice ad un uomo che va a lui e dice: io voglio seguirti, Signore. Lui dice: lascia perdere, perché noi non abbiamo, siamo come le volpi, non sappiamo dove posare il capo. Lo stesso paragrafo include anche invece le parole di Gesù che, rivolte ad un altro, dice: vieni e seguimi. Questa cosa mi fa pensare al fatto che Gesù aveva dinanzi due uomini in quella circostanza con due diversi sentimenti. Chissà perché quello voleva seguire Gesù e chissà perché Gesù ha dovuto dire a lui: lascia perdere, e all'altro invece: seguimi. Gesù conosceva i sentimenti di quelle persone, sapeva bene quando diceva: stai qui tranquillo perché probabilmente tu vuoi seguirmi, era uno scriba, ricordo ancora, tu vuoi seguirmi per interesse, per capire, diciamo, se da questo movimento puoi trarne qualche beneficio economico, personale, di stabilità. E Gesù dovette dire: stai qui perché noi non sappiamo nemmeno dove dormiamo stasera, quindi ti lascia immaginare. E mentre ad un altro invece, che di stabilità ne aveva già, giovane ricco, dice: vendi tutto e seguimi.
Quindi le parole di Gesù sono rivolte ai sentimenti prima che alle azioni. E quindi quando dice a questo uomo liberato, torna di nuovo, lascia stare, non venire con me, torna di nuovo e testimonia, sta dicendo vinci questa paura che ti sta bloccando e ti sta facendo dire che vuoi venire con noi. Torna di nuovo lì, liberato, vinci questa paura. Quella paura gli era rimasta molto più probabilmente di tutte le paure dei demoni che aveva lasciato. Io sono convinta, fratello Michele, di un'altra cosa. Che il Signore l'ha lasciato lì perché non ci dimentichiamo che quella legione è andata nei porci, ma i porci si sono praticamente gettati giù da quel ponte, da quel posto dove stavano, no? Sì. Che c'è proprio scritto che si buttarono giù dal precipizio. Si persero, gli allevatori persero, esatto, i porci. Quindi immaginiamo un attimo, se tutti questi porci sono morti. Sì. Quegli spiriti. Dove sono andati? Bene. Quindi praticamente è come se Dio avesse comunque dato un grande compito a questo uomo per dire ora tu devi combattere proteggere e devi proteggere questa popolazione. Quindi chissà per quante persone ha pregato. Amen. Essendo lui un testimone oculare della potenza di Dio. Amen. Che l'aveva liberato. Quindi Amen. Lui sicuramente le sue parole sono Alleluia. Efficaci. Alleluia. E sono state accompagnate da una testimonianza personale, perché Amen. Quando lui poi si è trovato faccia a faccia con persone con problemi spirituali, lui Alleluia. Ha potuto dire io sono stato liberato, ti ricordi? Amen. E chissà quanta gente non lo riconoscevano, proprio come non riconoscevano Gesù quando è risorto. Mm-hmm. Chissà quanta gente, perché tu sei quell'indemoniato, e chissà quanti di loro avranno accettato la salvezza, avranno accettato Gesù nel proprio cuore, proprio Amen. Grazie alla trasformazione, perché quelle parole sono state accompagnate da un Amen. Uomo che si è manifestato Alleluia. Come un uomo trasformato dalla potenza di Dio. Gloria a Dio. Quindi Gloria a Dio. Non Alleluia. Ti preoccupare, cara amica, caro amico, lasciati trasformare da Dio, qualsiasi sia il tuo Alleluia. Problema, le tue paure, come diceva fratello Alleluia. Michele, lascia che lo Spirito Santo ti cambi, Amen. Perché il tuo cambiamento sarà la forza per accompagnare il tuo messaggio, la tua buona novella che viene da parte del Signore. Amen, gloria a Dio, alleluia. Ci sono tantissimi altri spunti, ci fermiamo sì, qui sì. perché sappiamo che aspettiamo tutti anche il momento della preghiera e quindi ci fermiamo, sono diverse richieste, sì. oggi le leggeremo tutte proprio per dare possibilità. Mi stanno arrivando altre. Vorrei dirti anche io la stessa cosa, stanno sì. arrivando tantissime altre preghiere, arrivano sia sui nostri in privato, ma anche sul numero che abbiamo appunto dato in sovraimpressione, sì. lo ridiamo così lo annotate e aggiungeremo le vostre richieste alle nostre preghiere che faremo tra poco. Chiedo soltanto di avere un attimo di pazienza perché intendo ricordarvi che nel nostro palinsesto alle ore 10:30 e alle ore 20 abbiamo il consueto appuntamento con la voce del pastore. Oggi avremo in mattinata la visita pastorale e alle ore 20 invece il culto serale col nostro fratello pastore Cataldo Petrone. Poi avremo alle ore 12 un appuntamento con Review nel quale daremo gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina. Sembra essere entrata nella nostra quotidianità la notizia della guerra in Ucraina, però c'è il problema sì, che noi stiamo in realtà di fronte ad una guerra che va avanti, sì. sta peggiorando, le famiglie sono molto prese, quindi in questo momento la Chiesa si sta adoperando proprio per combattere la fame, la povertà di molti che chiedono aiuto. Poi c'è alle ore 14 il nostro appuntamento consueto con le donne di fede. Oggi parleremo delle mani sicure del nostro Dio. Alleluia. E quindi non mancate, vi invito a veramente a rimanere connessi, magari se non potete poi la guardate registrata sui nostri social. La fedeltà di Dio. Dobbiamo la fedeltà di Dio è qualcosa di proclamare la fedeltà di Dio. Sì. Alleluia. E lo sì. faremo attraverso questa puntata condotta sì. appunto dalla sorella Mariana Poerio. E poi avremo alle ore 16:30 l'appuntamento con i bambini, quindi abbiamo uno spazio dedicato ai bambini con i cartoni animati cristiani, e alle ore 18:30 abbiamo il culto, una registrazione dei culti da Napoli con la Chiesa Adi di Napoli, con il programma oramai storico condotto dal pastore Davide Di Orio, che appunto conosciamo già tutti. Quindi questi sono gli appuntamenti di oggi, mi raccomando prendete nota e se vi è
se vi interessa qualche episodio, voi avvisate anche gli amici, potete trovare sempre sul nostro sito tutto quanto aggiornato, tutto quanto il palinsesto aggiornato di volta in volta. www.paroledivita.org troverete tutte le informazioni, anche la programmazione che andrà in onda tutto il giorno, ma tutti i giorni la troverete. Ecco, perfetto, perfetto. Quindi anche una sponsorizzazione veloce al nostro sito e poi eccoci qui allo spazio tanto atteso dai nostri amici, che è appunto quello delle preghiere. Oggi abbiamo veramente tante richieste. Ok, leggiamo subito Elisa. No, Elia, scusatemi, Elia chiede una preghiera per una nuova unzione e questa voglia essere la preghiera di tutti noi. Abbiamo Amen. Bisogno ogni giorno che il Signore ci unga continuamente. Alleluia. Del suo olio santo. Amen. Claudia dice: sono la mamma di Alessandro, un ragazzo di 36 anni che da quando aveva 17 anni gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Quindi ora dice: sono 7 anni che muove solo la testa. Signore, veramente intervieni in modo potente, ci vogliamo unire a questa preghiera di questa mamma. Nunzia Puglia fa una richiesta particolare. Questa sorella abita nelle zone di Taormina, Le Toianni precisamente, e lei chiede, fratello Michele, di incontrare altri fratelli e sorelle della sua zona per pregare insieme. Ne abbiamo suggerito settimana scorsa. Sì, forse è proprio sabato. Sabato, sì. Lo Spirito Santo ci ha fatto... ha suggerito attraverso di noi di formare dei gruppi di preghiera e abbiamo suggerito di leggere magari partendo proprio come facciamo noi la mattina con Oggi Insieme, che dal foglietto del calendario e poi da cosa nasce cosa, perché lo Spirito Santo aggiunge Alleluia. E benedice. La sorella Alleluia. Sta chiedendo se in questa zona, magari se ci sono fratelli e sorelle che da questa zona, ripeto, Le Toianni, vicino Taormina, se ci sono dei fratelli e delle sorelle per formare un gruppo. La sorella disperatamente ha bisogno di incontrarsi con altri fratelli e altre sorelle per invocare il Signore, ed è bellissimo perché vedi, lo Spirito Santo conosce i cuori, le esigenze e dà delle risposte Amen. Precise. Quindi Amen. Fratelli, se c'è qualcuno in zona ci potete sempre scrivere e vi mettiamo in contatto con la sorella Nunzia Puglia. Poi c'è il Franco che chiede riposo fisico e dell'anima. Anche qui sappiamo che lo Spirito Santo è vicino a te, fratello Franco, noi pregheremo insieme a te. C'è Valeria che chiede preghiera per i suoi problemi, poi c'è Doris che chiede preghiera per il marito che ha un tumore al pancreas e al fegato, e mettiamo anche davanti al trono di grazia tutti i malati oncologici. Il Signore arriverà sicuramente con la sua mano forata. C'è Santo che chiede discernimento per le decisioni. Questa è una bellissima richiesta, perché le decisioni, fratello Michele, sono poi come guidano il nostro andamento. Coraggio Santo, coraggio. Quindi vogliamo veramente insieme a te, Santo, unirci coraggio, Santo. E chiedere a Dio, Signore, dacci discernimento per fare le scelte giuste. Sicuramente, ascolta, Santo, ascolta la parola di Dio che Lui ti sussurra. Il Signore ti suggerirà cosa devi Alleluia. Fare Alleluia. E ti darà certezza nel cuore. Poi c'è Paola che chiede preghiera per la nipote Francesca che ha 15 anni. Molto preoccupata per questa ragazza, ha dei problemi probabilmente spirituali. Noi mettiamo davanti a Dio questa ragazza di 15 anni Amen. E non solo questa ragazza di 15 anni, tutti i ragazzi, figli dei credenti che in questo momento si uniscono a noi in preghiera. Alleluia. Noi mettiamo tutti questi Amen. Ragazzi davanti al trono di Dio e chiediamo al Signore di spezzare ogni Gloria catena, al nome del Signore, ogni influenza demoniaca, affinché non siano attratti da queste cose che vi vogliono legare fin da ragazzi. Quindi noi mettiamo davanti a Dio. Concetta Amen. Chiede preghiera per i suoi interventi, devi avere più di un intervento. E poi c'è Rosaria che ho letto così a volo, chiede preghiera per la sua famiglia, per Giuseppe. Vogliamo mettere davanti a Dio tutte queste richieste di preghiera, ci uniamo insieme, noi preghiamo insieme a te. Tu devi essere il primo che prega, come dice anche il fratello Cataldo, sempre lo dice, devi essere tu il primo a pregare, noi ti sosteniamo nella preghiera, ma tu devi credere e ti devi accostare a questo trono di grazia fiducioso di Amen. Ricevere. Aggiungerei anche in questo momento la richiesta di Anna Maria di Rocca Bernarda, la quale ci chiede di pregare, ci fa due richieste, ovvero quella di una giovane che è in ospedale per un'emorragia cerebrale, quindi sta combattendo tra vita e morte, ci dice Dio può ogni cosa, alleluia. E quindi l'altra è per la sua vita,
l'altra per la sua vita, quindi l'altra richiesta è che Dio intervenga appunto sulla vita di Anna Maria da Rocca Bernarda. Possiamo pregare, presentare bene, queste. Bene. Le altre richieste, cari amici, che non abbiamo le citato, le citeremo domani sicuramente, di piacendo. Sì. Ok, gloria a Dio. Gloria a te, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Grazie perché ne abbiamo questo grande privilegio, Signore, di accostarci a te. Grazie. Mentre gli altri non sanno a chi rivolgersi nei momenti di difficoltà, Signore, noi abbiamo un Padre meraviglioso che ci ama, che ci aspetta. Signore, grazie perché noi siamo figli tuoi, noi non meritiamo tanto bene, ma tu ci hai amato di un amore meraviglioso, incomprensibile. Noi grazie a questo amore, Signore, possiamo accostarci a te fiduciosi, perché sappiamo che tu ami farci del bene, che tu ami, Signore, consolare le nostre vite. Noi ti ringraziamo per ogni telespettatore, Signore, per ogni uomo, per ogni donna che si veramente sta pregando insieme a noi, Signore, perché ha posto la tua, la sua fiducia in te. Ti preghiamo, Signore, innanzitutto, prima di mettere davanti a te queste richieste, Signore, di toccare ogni cuore, affinché ogni cuore, Signore, sia disposto a credere con fede. Padre, vieni incontro alla nostra incredulità, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Padre, vieni incontro ad ogni forma di incredulità. Noi vogliamo veramente accostarci a te fiduciosi, Signore, e ti vogliamo chiedere di togliere, di eliminare ogni pensiero, ogni turbamento dai cuori e dalla mente di chi in questo momento vuole cercarti, alleluia, con tutto il cuore. Ti chiediamo veramente, Signore, di spezzare Gesù ogni legame demoniaco, Signore, ogni spirito maligno che vuole, Signore, distrarre, perché questi spiriti, come operavano all'epoca, Signore, in questo uomo, ancora oggi lo fanno, chissà, con tante persone, turbando le loro menti. E noi ti chiediamo veramente di liberarle nel nome di Gesù, di mandare via ogni demone nel nome di Gesù, di mettere in libertà ogni figlio tuo nel nome di Gesù, ogni catena sia spezzata, ogni cuore sia liberato, ogni mente sia libera dai pensieri che turbano nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù c'è potenza. Signore, ed ora che abbiamo legato ogni spirito, che abbiamo scacciato ogni demone, vogliamo presentarci a te con queste richieste. Signore, tu le conosci ad una, noi possiamo solo leggere, Signore, queste richieste, ma tu, Padre, le conosci ad una, conosci i loro sentimenti, i loro cuori, Signore, le loro preoccupazioni, i loro timori, Signore, nel nome di Gesù. Prima di tutto arriva con la tua pace. Questa è la cosa più importante, Signore, la tua pace che arrivi in ogni cuore. Mettiamo davanti a te Rosaria, che chiede preghiera, Padre, per la sua famiglia, per Giuseppe. Tu conosci quali sono i problemi di questa famiglia, ti preghiamo di intervenire in un modo potente. Elia chiede un'unzione nuova, Signore, e insieme a lui anche noi ti chiediamo una fresca unzione. Una fresca unzione su tutti i figli che in questo momento dicono sì, Padre, anche a me, sì, Padre, anche a me. Ungi ogni persona che in questo momento sta alzando la mano e dice sì, anche io voglio un'uva unzione, anche io voglio una fresca unzione. Claudia, davanti a te questa mamma, Signore, tu sei misericordioso, Padre, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù di arrivare, Signore, di toccare il corpo di Alessandro, di ristabilire questo ragazzo, Signore, che da troppi anni è legato da questa malattia. Ne ti chiediamo nel nome di Gesù, Padre, di aiutare questo ragazzo, di ristabilirlo affinché anche lui, Signore, sia una testimonianza vivente, proprio come quest'uomo, Gesù, che fu liberato, anche lui che sia una testimonianza vivente per il suo circondato, per chi lo conosce da tanti anni e conosce la sua malattia. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, restituiscilo guarito a sua madre. E tutta la gloria, Signore, tutto l'onore noi lo daremo a te. E ne sappiamo, Padre, che tu lo vuoi fare, che vuoi intervenire e tu opererai in un modo potente. Mettiamo Nunzia Puglia davanti a te con la sua richiesta, Padre. Chissà quante anime hanno bisogno di incontrarsi tra di loro e pregare e invocarti. Signore, tu stesso ci consigli più volte di stare insieme, fratelli e sorelle, per fortificarci l'un l'altro, per pregare. Signore, dona una famiglia spirituale a Nunzia Puglia.
Lidia, Signore. Amen. Fa che veramente lei possa formare un gruppo. Forse tu hai messo questo peso nel suo cuore perché tu hai un'opera stabilita in quelle zone. Noi non sappiamo, ma chissà in quante zone tu hai deciso, hai scelto dei figli per formare dei gruppi, perché tu vuoi mandare un grande risveglio. E noi crediamo che questo sia l'anno del risveglio, che questo sia l'anno che tu farai cose potenti, forse fatte di piccoli gesti, ma in quei piccoli gesti, come formare un gruppo, la tua gloria si manifesterà potente. E noi ti chiediamo veramente, Padre, di suscitare ancora cuori, di mettere i desideri che vengono dal cielo affinché sia compiuta la tua volontà. Mettiamo Franco davanti a te, dai riposo al suo corpo, Signore, dai riposo alla sua anima. Signore, intervieni in quest'uomo in un modo potente. Noi ci uniamo alla sua preghiera di fede, che lui in questo momento sicuramente ti sta invocando, e noi ci uniamo a lui e ti chiediamo intervento nel nome di Gesù. Padre, mettiamo ancora Valeria davanti a te per i suoi problemi. Signore, tu conosci le sue difficoltà, nulla è nascosto ai tuoi occhi di fiamma, che vedi ogni cosa. Signore, opera in un modo potente, dai una soluzione, dai una risposta, dai intelligenza, dai saggezza, perché tante volte le soluzioni tu già le hai messe dentro di noi e noi non le vediamo. Quindi noi ti chiediamo di darci intelligenza e di darci saggezza che viene dall'alto. Doris chiede preghiera per il tumore del marito. Signore, tu che sei il creatore del cielo e della terra, tu ci hai formati, tu ci hai plasmati con le tue mani. Noi ti chiediamo di plasmare, Signore, il pancreas e il fegato di quest'uomo, Signore, di dargli veramente degli organi nuovi, Signore. Tu lo puoi fare. Fa che gli uomini si possano sbalordire dove loro non hanno potuto mettere le mani. La tua mano forata è arrivata e ha guarito. Signore, ancora fai quest'opera potente per dare gloria a te. Signore Santo, chiede discernimento nelle decisioni. Signore, nel nome di Gesù, dai saggezza a quest'uomo. Amen. Tu sai le sue difficoltà. Tante volte ci troviamo davanti a un bivio, veramente non sappiamo cosa fare e cosa decidere. Ma quando tu arrivi, Signore, la risposta è quella giusta, le decisioni sono quelle giuste. Quindi noi ti chiediamo nel nome di Gesù discernimento. Amen. Discernimento su Santo e anche su chi in questo momento sta dicendo anche a me. Perché tante volte, Signore, noi ci mancano le parole, non sappiamo cosa chiederti. E forse qualche figlio tuo si è reso conto che anche lui ha bisogno della stessa preghiera. Discernimento nelle decisioni. Discernimento nelle decisioni. Signore, fa che veramente ognuna di noi, ognuno di noi possa fare le scelte giuste. Paola, davanti a te, chiedi di preghiera, Signore, per questa ragazza Francesca di solo 15 anni. Oh Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù di proteggere la gioventù, Padre. Noi mettiamo i nostri figli davanti a te, questa ragazza Francesca, e insieme a Francesca tutti gli altri ragazzi che sono legati, che sono attratti da cose non buone. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù, attirali a te con corde d'amore. Signore, spezza ogni legame, Signore, nel nome di Gesù. Ristabilisci ogni giovane, anche mentalmente, Signore, metti ordine nella loro mente. Fa che veramente nel loro cuori ci siano giusti sentimenti, giusti desideri, affinché, Signore, siano attratti a te. Noi ti chiediamo veramente di prendere questi giovani, Signore, di tenerli stretti a te, di metterli a tuo servizio, di proteggere, di accampare gli angeli intorno a loro. Noi da genitori, Signore, ti preghiamo per tutti i figli della Chiesa, i nostri e anche quelli degli altri. Noi li mettiamo davanti a te, ti invochiamo, Padre, protezione su questi ragazzi, protezione, unzione, chiamate, Signore, fa che veramente in questi ragazzi possiamo vedere la potenza tua manifestata. Mettiamo Concetta davanti a te, che deve fare più di un intervento. Ti chiediamo, Padre, di intervenire tu. Oh, grazie per l'intelligenza che tu hai dato agli uomini. Sei stabilito, sei nella tua volontà che lei dovrà subire questi interventi. Ti chiediamo di guidare le mani dei medici, di benedire chi si dispone a fare questi lavori, di aiutarli. E Signore, ti chiediamo di, in un modo o in un altro, tu la puoi anche guarire subito all'istante, ma in qualsiasi modo, Signore, noi ti chiediamo il tuo intervento sovrano, noi ti chiediamo di operare lei. E a volte noi non sappiamo, perché abbiamo sentito di testimonianze che hanno raccontato le cose grandi che tu hai fatto per loro proprio nei letti di ospedale, e forse tu a volte ci metti in delle situazioni per farci entrare in dei luoghi che non, magari non ci potevamo mai entrare. Quindi noi per fede, Signore, ti ringraziamo, per fede, Signore, diciamo sia fatta la tua volontà, anche se al momento non riusciamo a comprendere la tua volontà, ma noi sappiamo, Signore, che prima o poi noi vedremo i frutti, perché tutto quello che tu scegli per noi è buono per le nostre vite. E infine, Signore, Anna Maria, mettiamo davanti a te, le chiede preghiera
per Giovanna, Signore, per questa ragazza che è ricoverata con questa emorragia cerebrale. Signore, ti chiediamo di accarezzare la sua testa. Signore, ti prego, nel nome di Gesù, raggiungi questa ragazza che è ricoverata e insieme a lei, Signore, fai che attraverso di lei altre persone ricoverate possano ricevere benedizioni. Ristabilisci questa ragazza, Signore, stendi la tua mano, guariscila, Padre. Signore, le richieste veramente sono tante, noi mettiamo ogni cosa davanti a te. Oh Signore, nulla è impossibile per te, noi crediamo, Signore, invochiamo il sangue di Gesù, noi sappiamo che tu hai già pagato sulla croce per noi. Alleluia. E vogliamo veramente fiduciosi restare davanti a te stamattina e dirti ancora una volta grazie, grazie papà, grazie perché tu ascolti le nostre preghiere, grazie per questo momento, grazie per la tua presenza, grazie per le tue benedizioni, grazie perché tu parlerai ancora ai nostri cuori. Amen. Tu condurrai ancora i nostri passi in questo giorno e ti invochiamo la benedizione, la tua presenza nell'arco di tutta la giornata, e fa che noi stessi possiamo essere per gli altri fonte di benedizione. Noi ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Oh, grazie alleluia. Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, grazie Signore. Il Signore ha preso cura e incarico di tutte le nostre richieste e quelle che tu hai aggiunto pregando con noi di volta in volta. Hai aggiunto probabilmente, ascoltando il caso, anche qualche conoscente che ha lo stesso problema. Probabilmente il Signore ha messo nel tuo cuore, davanti ai tuoi occhi, anche qualche altra persona. Noi vogliamo ringraziare il Signore per questa mattina e chiediamo a Dio di continuare a benedirci, di benedire il palinsesto. Ci dicono dalla regia che questa sera alle ore 20 al culto del pastore Cataldo, quindi la voce del pastore, ci sarà l'unzione dell'olio. Quindi vogliate seguire le indicazioni del pastore Cataldo, che sicuramente ci darà anche durante il culto e la visita pastorale di questa mattina. Quindi non ci resta che salutarci e darvi una benedetta e abbondante giornata in Cristo Gesù. Dio vi benedica. E un consiglio finale, voglio dire, se il nemico, terminata la diretta, incomincerà a mettere dei dubbi nel tuo cuore, tu loda il Signore, canta, perché dando gloria a Dio e cantando e glorificando il nome del Signore vedrai che Lui non potrà fare altro che andarsene via. Quindi resta connesso con il cielo, resisti, e stasera ti aspettiamo all'appuntamento con l'unzione dell'olio con il pastore Cataldo. Quindi conserva queste benedizioni, anzi fai in modo che queste benedizioni siano alimentate durante tutto l'arco della giornata. Amen. E stasera arriva fiducioso al trono di grazia. Amen. Dio vi benedica, ci vediamo domani mattina sempre alle 9:30. Dio vi benedica, pace. Pace.